Turco Salvatore. E lei chi è? L'Occurto, consapevole della... L'Occurto, consapevole della responsabilità che col giuramento assumete dinanzi a Dio, se credente agli uomini, giurate la verità, nient'altro che la verità. Dica, lo giuro per favore al microfono, lo ripeta. Lo giuro. Lei conferma quello che ha dichiarato il giudice Falcone? Sì, lo confermo. Vediamo di fare delle domande. Senta, la domanda è, direi io, d'obbligo, nel senso che abbiamo sentito adesso l'ex sindaco di Catania dire di essere andato a questa inaugurazione su invito dell'onorevole Loturco. Se può chiedere al teste in che termini erano i suoi rapporti di conoscenza con Nitto Santapaolo e per quale ragione chiese al sindaco di accompagnarlo all'inaugurazione. Ecco, ci ha detto l'ex sindaco di Catania che lei l'aveva invitato ad andare a questa inaugurazione di questo negozio. Per quali motivi e quali rapporti lei aveva con questo ho avuto? Io non fui. Posso? Sì. Io non fui invitato da Santa Paola, che conoscevo, ma fui invitato da Romeo, il proprietario del negozio. Trovai là dentro Santa Paola. Io non ricordo di aver invitato il sindaco. Non me lo ricordo, non l'ho invitato io. Perché il sindaco dice che lei salì al suo ufficio e gli propose di andare all'inaugurazione di questo negozio. L'ha detto poco fa. Non lo ricordo. Guarda. Lei non lo ricorda? Non lo ricordo per niente. Comunque lei fu invitato... Da Romeo, non da Santa Paola. Trovai Santa Paola là dentro che conoscevo. Ho spiegato al giudice Falcone come lo conoscevo. Sì, non fu invitato da Santa Paola, fu invitato... Da Romeo. Da Romeo, Franco Romeo. Franco Romeo. Lei conosceva il Santa Paola? Sì. Sì, Franco Romeo. Lei era assessore? Assessore alla Polizia Urbana. Con Nitto Santa Paola, lei mi ha detto che lo conosceva, il Nitto Santa Paola. Sì. Che rapporti aveva avuto con lui? Ecco, io una volta andai a comprare una macchina, una Renault, ed entrando là dentro stavo contattando. È uscito il titolare, non ha detto c'è l'assessore ai lavori pubblici che io non conoscevo. E ho precisato a giudice Falcone che sono stato colpito dalla signorilità, dal tratto di quest'uomo. La stampa l'ha messa in atto un'azione negativa, però non ho detto la seconda mia dichiarazione. Io mi avevo posto una domanda senza darmi risposta alcuna a tutt'oggi. Come mai questa gente, in quel periodo, erano i magnati di Catania all'81, perché fino al 79 non li conosceva nessuno. L'81 erano i magnati di Catania, giravano liberi, con passaporti, porto d'armi, carpendo la buona fede dei galantuomini. Chi vi parla è un galantuomo. E questa risposta non me la sono saputa dare mai. Io lo conoscevo, andai là, questo mi portò nel suo ufficio, mi fece uno sconto del 3%, poi è venuto in assessorato con me, con un tale Romeo, Franco Romeo, che stava mettendo su un negozio in via della prefettura, aveva delle bollette là non pagate, che poi risultarono pagate, e io potevo fargli la cortesia di rimettergli le affissioni e pubblicità, perché io oltre la Polizia Urbana avevo pure l'affissione e pubblicità. Ecco, sta tutto qua. Ci sono altre domande? Può andare, sì. Grazie.